Allora, il mondo del rock inglese e americano, composto da gruppi come Metallica, come i Muse, eccetera, sono gruppi che fanno uso abituale di droghe, di rock and roll, sesso, eccetera. Solo che adesso il nuovo sport di questi gruppi estremisti è quello di attaccare l'Italia, attaccare il nostro paese, dire che non siamo una democrazia, eccetera. E quindi, diciamo, riflettono quello che è un po' l'opinione pubblica della sinistra, che attaccando il nostro paese, secondo alcuni, poi riflettono queste opinioni. Secondo te, chi si droga ha l'autorità morale di criticare la democraticità dell'Italia e di Berlusconi? Secondo me io sono veramente fermamente contraria all'uso di droghe senza fare distinzioni tra quelle leggere e quelle pesanti, perché sono tutte secondo me pericolosissime. Quindi credo che chi si comporta in questo modo, e soprattutto ad esempio ai giovani in negativo, non ha assolutamente il diritto di criticare e negare delle valutazioni di carattere morale. Dicono che l'Italia è un paese, una democrazia, insomma, con un premier discutibile antidemocratico. Bisogna vedere se lo dicono sotto i fumi. No, loro lo dicono seriamente, dicono di dirlo seriamente. Va bene, secondo me assolutamente non è così, e credo che nel paese dove ci sono persone che fanno uso di droga come loro, che fanno anche i moralizzatori, non c'è democrazia, potrei dire la stessa cosa io. Certo, assolutamente. Senti, in particolare questi Metallica faranno una tournée italiana, quindi da una parte criticano Berlusconi e dicendo che noi non siamo una democrazia e che lui ha troppo potere dei media, dall'altra vengono in tournée proprio quest'anno. Non è una contraddizione? E noi andiamo a fare l'antidoping prima del concerto. Esatto, non è una contraddizione da una parte criticare la maturità politica di un paese, dall'altra poi offrire i propri spettacoli? Ma io credo di sì, perché loro pensano soprattutto al business e poi si fanno polemica per andare sui giornali e per far vendere di più dischi o per Certo. autorizzare il loro concerto. Senta, ultima cosa, questo criticare l'Italia che c'è da una parte dell'opinione pubblica, qualcuno dice che la causa siamo noi stessi, nel senso che noi, una parte del paese critica troppo e denigra troppo e quindi si riflette internazionalmente. Lei è d'accordo? Assolutamente no, lo si sta vedendo con quello che succede a Lampedusa. Non è egoista in questo momento, non lo pensa per sé. Non c'è assolutamente, forse il livello più basso dello spirito europeo. Vedi quello che sta facendo la Francia con gli immigrati. Cioè? Cioè ha chiuso le frontiere, ma come noi abbiamo, a parte Schengen, ma poi ci sono ormai i confini, sono i confini dell'Europa. Invece in questa situazione siamo ritornati decenni indietro. Carla Bruni però che è di sinistra sta zitta. Carla Bruni ha chiuso le frontiere pure lei, perché Carla Bruni lei ha detto al marito accogliamo anche noi tutti questi tunisini, che poi se vogliono tutti andare in Francia, peraltro hanno chiuso 20.000, non li fanno passare, Senti, quindi lei è colpevole con il marito. tra l'altro la signora Bugni ha dei castelli in Piemonte, quindi di spazio ne ha. Ma come no? Certo, lei potrebbe, diciamo, suonando la chitarra, l'impressione pure, capito? Certo, e accoglierli nei suoi castelli, cioè, no? Certo. Bene, la ringrazio onorevole, Ha questi... preso i castelli. Come? Ha preso i suoi castelli. Esatto, quello volevo dire, siccome i Bruni tedeschi hanno dei castelli in Piemonte, appunto, aprisse i castelli per ospitare i tunisini, giusto? Certo, loro vogliono andare in Francia, non vogliono neanche rimanere qui in Italia. Certo. Bene, onorevole, la ringrazio. Da Liguria stanno scappando tutti, questo lo sai. Sì, abbiamo seguito tutte le attività. Perché lo sport, queste rockstar criticano l'Italia, secondo lei? Ma perché così vanno sui giornali? Certo, perché Perché Berlusconi... così poi dopo quando vengono in Italia c'è tensione, la polemica, la provocazione. Certo, è chiaro, e lanciano la loro tournée. Bene, Infatti, grazie, arrivederci. grazie.